tre punti di forza del centrocampo, tra gli acquisti davvero di maggior spicco del campionato 2013-2014, i nostri microfoni, Giuseppe Gelotto. Giuseppe, allora, innanzitutto, come procede questo tuo inserimento? Perché la scelta San Marco Trotti? Eri ambito da tantissime piazze nel campionato di eccellenza, perché hai scelto San Marco Trotti? Innanzitutto, buongiorno a tutti. Ho scelto San Marco Trotti perché il presidente Nuzzo mi ha convinto nel progetto. Una piazza che sta nascendo, che ha molto di ambizioni, quindi mi fa piacere stare qua. Spero di togliere tante soddisfazioni a tutti. Allora, tanta soddisfazione a tutti. Raccogliendo i pronostici detti ai lavori, si parla di tanto di Frattese, Giuliano come squadra rivelazione. Il San Marco Trotti, a tuo avviso, dove si può inserire in questa particolare gladiatoria? Sai, agosto è calcio da previsioni che trovano, quindi è un calcio effimero, tra virgolette, perché a settembre sarà il calcio che conta. Però dopo questa prima amichevole stagionale, a tuo avviso, dopo questa prima settimana di ritiro, che impressione si è fatta del gruppo? Ma noi stiamo lavorando abbastanza bene, abbiamo uno staff tecnico molto di grandi ambizioni, il gruppo è unito, ci sono dei giocatori veramente bravi, io credo che dobbiamo vivere alla giornata, ripeto, oggi abbiamo fatto questa amichevole, ha dato penso al mister e agli addetti ai lavori buone indicazioni. Ripeto, è una realtà nuova, però credo che può fare bene perché è molto familiare, quindi penso che ci possiamo togliere veramente delle belle soddisfazioni. Il tuo curriculum è prestigioso, tante piazze dove hai fatto bene, hai regalato ottimi ricordi, sei reduce dall'ottimo campionato col Marcianese. Il tuo in bocca al lupo a questa compagine che sta in ritiro per affrontare al massimo, nel migliore dei modi, la Serie D, e poi naturalmente un augurio per la tua stagione e per la squadra. Faccio gli in bocca al lupo al Marcianise, ormai Marcianise è una pratica archiviata per me, io guardo sempre al futuro, mai al passato. Faccio gli in bocca al lupo a tutto il nostro gruppo del San Marco Trotti, spero che il pubblico ci stia vicino perché questa squadra merita di essere seguita, anche perché al di là del sottoscritto credo che ci sono dei giocatori importanti, dei giovani veramente che possono ambire a fare bene. Se tutti ci sono vicino credo che, ripeto, non voglio, perché sono una persona che non faccio, diciamo, promesse, però faccio lavorare tutti per un solo obiettivo. Dobbiamo vivere la giornata, dobbiamo lavorare, dobbiamo sudare, dobbiamo essere umili e sicuramente ci toglieremo veramente delle belle soddisfazioni. Giuseppe, in un calcio che va via davvero verso una crisi generale, trovare una società nel campionato di eccellenza che fa fede ai suoi impegni, parliamoci chiaro, un periodo di crisi, una delle pochissime realtà belle del panorama calcistico casertano e non. Gli impegni del presidente Nuzzo, tutta la famiglia Nuzzo, di tutta la società che vi sta vicino, devono essere ripagati con i risultati in campo, con il massimo impegno agli allenamenti. Già stamattina si sono viste le prime avvisaglie, massima professionalità, lo dicesse da più o meno, sarò sempre professionale, non voglio perdere nemmeno un amichevole, perché ci deve essere la giusta mentalità, giusto impatto sin dal primo secondo della prima amichevole stagionale. Assolutamente sì, io quando ho stretto la mano al presidente Nuzzo vale più della carta scritta, nel senso che nella vita è come nel calcio, ci sono i diritti e i doveri. Per me il calcio è un lavoro, io ho una famiglia, ho un bimbo da portare avanti, faccio un appello un po' alle persone che sono, diciamo, disoccupate, ai miei colleghi, accontentatevi perché oggi il lavoro è duro, ci sono persone come il presidente Nuzzo che è veramente una persona per bene, quindi quello che promette, quello sicuramente ripagherà. Questo è un appello che faccio anche ai miei compagni di squadra, dobbiamo dare sempre il massimo, dobbiamo sempre uscire con la maglietta sudata e poi sicuramente il presidente vedrà e sicuramente ci ripagherà.